Eccoci, buongiorno, spero che abbiamo risolto il problema di qualche minuto fa. Velocemente, sono Lia di Trapani, dalla casa editrice La Terza, siamo al nostro appuntamento quotidiano delle 12 e oggi sarà con noi Laura Pepe, che invito a unirsi a questa diretta dopo il tentativo di pochi minuti fa. Laura, come vi dicevo, insegna all'Università Statale di Milano storia del diritto greco antico ed è della cultura greca. Aspettiamo che Laura si unisca di nuovo a noi e iniziamo la nostra chiacchierata. Eccoci, Laura, mi vedi meglio adesso? Laura, ci sei? Aereo in modo tale che non si interrompa il video per eventuali chiamate che mi dovessero arrivare. Sì, ci vediamo. Allora, bene. Laura, ti ho velocemente ripresentato, ho detto appunto della tua attività all'università e ridico anche della tua attitudine anche per la divulgazione, che è un altro aspetto molto importante della tua professione, attività di divulgazione che si traduce in libri, come nel caso del nostro Gli eroi bevono vino, Il mondo antico in un bicchiere, e come nel caso dei documentari che con grande maestria conduci per Focus, e che invito anche le persone che ci seguono a vedere, perché sono anche molto divertenti, devo dire. Io ho visto quello sui Campi Flegrei in particolare. Allora, Laura, io partirei questa chiacchierata insieme a te dal sondaggio che noi abbiamo lanciato ieri alle persone che ci seguono sui canali social della casa editrice. A partire un po' dal titolo del tuo libro, abbiamo chiesto se si parla troppo e a sproposito di eroi. Il risultato mi sembra molto significativo, perché il 90% delle persone che hanno risposto hanno detto sì, si parla troppo e a sproposito di eroi. Il risultato del nostro piccolo sondaggio forse potrebbe essere preso in considerazione da certi titolisti, da chi, come dire, poi fa comunicazione pubblica, perché la parola eroe, eroismo, eroina ricorrono appunto nel discorso pubblico evidentemente un po' troppo, e ultimamente si usa questa categoria per descrivere l'attività professionale di medici, di infermieri, di personale ausiliario, di chi a vario titolo svolge un'attività professionale nell'ambito sanitario e mette a rischio e repentaglio la propria vita. Allora, io partirei da qui, nel senso che vorrei capire all'origine e in particolare nel mondo greco che cosa si intendesse esattamente per eroe, chi era propriamente l'eroe. Ma guarda, sai che è una domanda molto, alla quale è molto difficile rispondere, nel senso che non c'è una risposta univoca, e forse io partirei proprio dalla differenza, che il modo per spiegarlo meglio è molto schematicamente, ma solo per offrire dei punti di riflessione, partirei dalla differenza che c'è tra l'oggi e il passato. Oggi noi, giustamente, come tu hai detto, identifichiamo come eroi determinate categorie di persone, quelle che ci fa più comodo identificare come tali, no? Nel senso che adesso ci sono i medici, il personale sanitario, prima c'erano Falcone e Borsellino, poi di volta in volta ci sono quelli che ci salvano da situazioni nelle quali ci troviamo, soprattutto situazioni di crisi. Noi ci creiamo eroi in situazioni di difficoltà, e quando non viviamo una difficoltà ci costruiamo degli eroi tutto sommato di comodo. Penso ad esempio ai calciatori, ai cantanti, che diventano anche loro, a loro modo, degli eroi. Ecco, la prima cosa, noi ci creiamo degli eroi, diversi a seconda delle diverse situazioni. Per i greci invece gli eroi ci sono sempre stati, non dovevano essere creati. Un eroe non può diventare. Un eroe nasce tale, è la sua essenza l'essere eroe. Gli eroi stavano a fianco degli dèi. Mi viene in mente, per esempio, quando i greci vincono con Temistocle, Atene vince con Temistocle la battaglia di Salamina nel 480 a.C. insieme contro i persiani. Ebbene, in quello stesso momento,
Temistocle ricorda che la vittoria non è soltanto dovuta ai soldati che hanno combattuto valorosamente a Salamina, ma è dovuta soprattutto agli dei e agli eroi di Atene, che ci sono sempre stati, che sono sempre stati lì. E poi vorrei anche partire da un'altra riflessione, svolgere un'altra riflessione. Proviamo a pensare che cosa pensiamo noi, come definiamo noi l'eroe. Stavo cercando una definizione di eroe attuale che potesse in qualche modo esserci utile. Ne ho presa una molto anticonvenzionale, nel senso che sono andata a ripescare la definizione di eroe che viene data in un film di 5 anni fa. Lo chiamavano Gigrobò. Ebbene, nel film, ti leggo proprio testualmente le parole perché credo che questo sia molto significativo come definizione, l'eroe si definisce come colui che è dotato di grande talento e straordinario coraggio, che sa scegliere il bene al posto del male, che sacrifica se stesso per salvare gli altri, ma soprattutto che agisce quando ha tutto da perdere e nulla da guadagnare. Ma la verità è poi che la presenza di qualcuno che veglia sulle nostre vite ravviva la speranza in un futuro migliore. Quindi l'eroe si caratterizza per noi come colui che ci salva e soprattutto come colui che ha delle qualità morali eccellenti. Era lo stesso nell'antichità? Proviamo a vederlo. Io sono partita, di solito, le mie indagini partono sempre dall'etimologia delle parole, perché nell'etimologia è racchiuso in qualche modo il significato originario più vero della parola. Il fatto è che di eroe non si conosce l'etimologia, quello che i greci chiamavano eros, in realtà non si sa da dove venga. Secondo alcuni eros potrebbe essere collegato con la dea, con il nome della dea Era e indicare il giovane. Ma al di là di questo è interessante il fatto che dalla parola greca eros, che aveva un digamma davanti, quindi era veros, viene la parola latina vir, che indica proprio l'uomo, il maschio, nel pieno del suo vigore fisico. Quindi ciò che caratterizza l'eroe greco non è tanto una qualità morale di bontà, è al contrario una qualità fisica, un valore che consiste soprattutto nella sua forza. E qui vengono fuori anche degli aspetti inquietanti dell'eroe greco, nel senso che mentre per noi l'eroe è in qualche modo un individuo che a 360 gradi a tutto tondo è positivo proprio per i valori etici e morali di cui è portatore, nell'antichità non era assolutamente così. Questi eroi che nascono come tali, quindi non lo diventano, sono delle figure che dal punto di vista morale possono essere anche molto ambigue. Faccio un esempio. L'eroe per antonomasia chi è per noi? È Achille. Ma Achille, Christa Wolfe lo definisce la bestia. Achille è un serial killer in realtà, è una persona che non si ferma davanti all'etica, non ha un'etica forse, o perlomeno ha un'etica tutta sua, che era poi l'etica dell'antichità, quella del fare del bene ai tuoi amici, ma fare del male, cioè tutto il male possibile ai tuoi nemici. E di nuovo, pensiamo ad esempio ad eroi come Oreste. Oreste che addirittura ammazza sua madre per in qualche modo vendicare la morte del padre. Ricordiamo che Oreste è il figlio di Agamennone e di Clitennestra. Clitennestra, la madre, uccide il padre Agamennone, sono storie molto edificanti come vedi, e di conseguenza Oreste a un certo punto decide di vendicare il proprio padre ammazzando la propria madre. Per noi non sarebbe mai un eroe una persona di questo genere, eppure per loro lo era, e come. E c'è un'altra cosa importante da sottolineare, che l'eroe è sempre caratterizzato dalla volontà di superare i limiti che l'umanità impone, i limiti che il destino e gli dèi impongono per gli uomini. Quindi l'eroe è colui che commette questo illecito che viene chiamato di hubris, che è la smisuratezza. Laura, perdonami, io non ti sento bene. Chiedo alle persone che partecipano di scriverci magari in diretta se ti vedono e ti sentono benissimo, o come capita a me un po' a scatti negli ultimi istanti, non benissimo. Proviamo ad andare. Ah, tu sei in una zona della casa coperta da wifi. Io sono copertissima da wifi, ho tutte le tacche possibili.
Ok, no, ma ci scrivono anche io molto bene. Io sento benissimo. Allora forse è un problema mio, vai pure. Si sente e si vede bene, d'accordo, vai pure Laura, perdono. Mi dispiace. E quindi quello che stavo dicendo è questa cosa, no? Nel senso che l'eroe è chi non ha un senso del limite, che molto spesso eccede. Teniamo presente questa cosa, che gli eroi sono in qualche modo per gli antichi una sorta di via di mezzo tra la divinità e le persone comuni. Della divinità non hanno molte delle caratteristiche tipiche divine, ad esempio non sono polimorfi, non possono assumere forme diverse, non hanno poteri magici, quindi non possono scatenare temporali o piogge o scagliare fulmini o scatenare tempeste. Però nello stesso tempo gli eroi hanno dei poteri fisici, una forza che è molto superiore rispetto a quella dei comuni mortali. Possono ad esempio sollevare delle pietre come se fossero dei sassolini senza alcuna difficoltà. Ma nello stesso tempo questa loro forza smisurata li pone molto spesso contro un limite che si superano in continuazione, che di conseguenza è hubris, quella che si chiama appunto dismisura, quella che Douglas Kearns, che è forse il migliore e più attendibile studioso della hubris, chiama thinking big, pensare in grande, pensare sempre da arrogante. Perdonami Laura, ti interrompo perché ti ho sentito di recente in occasione di una presentazione dire a una studentessa che la traduzione di hubris come tracotanza vale quasi la bocciatura a un tuo esame, ma siccome le generazioni di liceali sono stati formati a questa traduzione, dico che ci ascolta, che è la vecchia tracotanza, così ci veniva insegnata. È la vecchia tracotanza, tra l'altro mi dispiace, non volevo essere dura nei confronti di quella studentessa, soltanto che io credo che tracotanza non sia un termine che usiamo molto nella lingua corrente, io non mi sognerei mai di dire tu sei tracotante o qualcuno è tracotante. La hubris è semplicemente una consapevolezza dell'essere più forte del normale e utilizzare la propria forza per umiliare gli altri e per fare qualcosa di eticamente scorretto. A questo punto però vorrei anche, visto che appunto l'eroe è tutte queste cose, quindi nasce eroe e non lo diventa, molto spesso valica i limiti della propria umanità e la sua azione si traduce in un eccesso, vorrei fare riferimento a un altro eroe che forse ci interessa molto da vicino in questo contesto. L'eroe in questione è Edipo. Anche Edipo, che noi conosciamo benissimo tutti perché grazie a Freud il complesso in qualche modo ci è diventato familiare, beh, dobbiamo ricordare che Edipo è un eroe che con la sua hubris, con il suo voler andare oltre ciò che la natura umana in qualche modo gli consente, causa una pestilenza, nel senso che il fatto di ammazzare suo padre e poi di giacere con sua madre a un certo punto nella città natale, Tebe, scatena una pestilenza. E allora a me è venuto questo falso sillogismo, giusto per ritornare alla definizione di eroe, ma se è vero che l'eroe è eccessivo e che questo eccesso scatena pestilenze, non è che forse anche tutta quanta l'umanità, tutti quanti i viri, appunto, gli uomini nel loro complesso, nella loro mascolinità, causando eccesso, sono anche nello stesso tempo causa della pestilenza? E questo potrebbe essere un tema molto attuale, nel senso che la pestilenza nella quale ci troviamo è stata determinata da un eccesso dal nostro voler in continuazione andare oltre dei limiti che la natura ci ha imposto. E allora a questo punto vedi che la definizione di eroe data appunto agli operatori sanitari è usata a sproposito, perché forse gli eroi, ma quelli cattivi in questo caso siamo noi, siamo tutti noi uomini. Questo però credo che possa servire in un contesto di questo genere. Allora Laura, molto utile questa tua disamina, hai toccato tantissimi temi. Io credo che le persone che hanno risposto sì al nostro sondaggio lo hanno fatto, guarda, mi metto tra questi, io non ho partecipato, diciamo, perché noi interni cerchiamo di non compromettere il risultato poi statistico per quello che vale, ma se avessi votato avrei votato anche io sì. Perché chiunque svolge un lavoro per la comunità dovrebbe essere messo in condizioni di sicurezza tali da rischiare veramente il minimo, no? Quindi il fatto, esatto, che
si debba rischiare la vita. Questo vale oggi per i medici, per gli infermieri, per gli ausiliari, valeva ieri per i magistrati in altre stagioni. Come dire, c'è qualcosa che non va nella cornice, bisognerebbe svolgere il proprio lavoro a servizio della comunità senza appunto che sia necessaria la patente di eroismo, senza che si debba davvero mettere a rischio la propria vita, oltre, come dire, quello che poi è inevitabile. Quindi da questo punto di vista appunto che capisco la volontà di non etichettare con troppa facilità come eroi le persone che svolgono al meglio con sacrificio il proprio lavoro. Quello che tu ci dici ci aggiunge che anche a cercare, come dire, nella filologia e nella storia un legame tra eroismo antico e quello che viene definito eroismo oggi, questo legame, come dire, è molto esile, o comunque ci si arriva da una direzione che per certi versi è opposta da quella da cui sei partiti, decisamente. Mentre tu parlavi, però, Laura, stavo riflettendo sul fatto che queste categorie sono sempre legate a una barriera che si mette tra noi e un loro, no? Cioè c'è l'umanità media, ci sono le divinità, ci sono gli eroi che, quale che sia l'accezione che vogliamo dare al termine, appunto si differenziano con altri criteri e per altri motivi. E questo, Laura, mi permette di tornare a un altro punto del tuo libro. Il libro ha questo titolo che voleva essere un titolo anche giocoso, no? Gli eroi bevono vino. Per gli eroi si intende i greci, fondamentalmente, e il vino è legato al fatto che il tuo libro è una ricostruzione ricchissima delle tante sfaccettature della cultura greca classica attraverso, come dire, un filo rosso che è dato proprio da un ideale calice, appunto, di vino. Il vino, in realtà, torna poi in un argomento particolare del tuo libro che è proprio legato a un aspetto identitario. Allora, noi tutti come esseri umani, ovviamente questo ce l'hanno insegnato da tempo gli psicologi sociali, procediamo per categorie, quindi il meccanismo noi-loro è un meccanismo, come dire, che fa parte proprio del nostro modo di pensare. I greci ce l'avevano particolarmente sviluppato. Come? Puoi raccontarci come in questa categoria noi loro c'entra il vino? Così spostiamo anche un po' l'attenzione. E poi recupererò alla fine alcune delle domande che ci stanno arrivando, che probabilmente stai leggendo anche tu, ma insomma mi faceva piacere che. Cerco di non distrarmi a leggere le domande, Allora, quindi ti posso farò io assicurare prima. che. Cerco di stare concentrata, sì. Allora, ricordaci perché il vino è centrale nel dire che da parte dei greci chi siamo noi e chi sono gli altri. Chi sono noi che sono. Beh, io vorrei partire con una cosa molto importante. Io ho descritto un mondo di eroi che sono eroi crudeli, che non, in qualche modo non conoscono il limite della loro umanità in un mondo molto competitivo, qual era il mondo dell'antichità, dove c'era molta più competizione che non collaborazione. Beh, però nello stesso tempo dobbiamo anche ricordare che c'era tantissima umanità in quel mondo e questa è un'altra cosa che ci distingue dai nostri antenati. E la cosa fondamentale era l'accoglienza, cioè una delle regole dell'antichità che proprio la coppa di vino segnalava era l'accoglienza. Quegli antichi che erano così tanto crudeli reciprocamente che ammazzavano i loro nemici senza troppa difficoltà, credevano nella violenza, nello stesso tempo però avevano anche dei principi etici fortissimi che noi forse in parte ci siamo dimenticati, e questi stanno proprio nella coppa di vino. Tutte le volte che qualcuno bussa alla porta di un eroe o di un greco dell'antichità, questo risponde accogliendo e mettendo nelle sue mani una coppa di vino per poter condividere qualcosa. Il condividere una coppa di vino significa proprio, come tu giustamente hai sottolineato, far parte di una comunità che si identifica in una serie di valori condivisi. E quello del saper bere è uno proprio di questi. Chi non sa bere vino o chi il vino non lo beve affatto è automaticamente etichettato come altro, come nemico e soprattutto come barbaro. Il barbaro etimologicamente è proprio colui che non sa parlare la
la lingua, una lingua comprensibile, mette semplicemente un barbar incomprensibile, ma capisci bene che il non saper parlare una lingua e non risultare comprensibili con la voce agli altri implica automaticamente il non condividere degli altri dei valori essenziali che vengono identificati come giusti. Questo dell'ospitalità, dettato appunto dalla coppa di vino, è sicuramente il più significativo. E allora chi non sa bere viene da chiedere? Beh, innanzitutto, gli appartenenti nell'età più antica sono gli appartenenti al mondo della natura, tout court, cioè coloro che non appartengono a una comunità civilizzata e culturale. Mi viene un esempio che credo che tutti quanti conoscono, il ciclope Polifemo. Polifemo è astemio. Quando Ulisse si reca da lui, Polifemo non lo accoglie con la consueta coppa di vino e già questo indica la sua lontananza da un ideale di civiltà e di cultura. Nel momento stesso in cui Polifemo si siede a tavola, non invita al banchetto Ulisse e i compagni, ma al contrario fa della propria cena i compagni di Ulisse, non beve vino, ma beve solo ed esclusivamente latte di capra, latte delle capre che vivono insieme a lui nella grotta che egli munge seduto a stante, e quella è la sua bevanda. Attua la sua vendetta Ulisse? Beh, proprio tramite quello stesso strumento di civiltà che è il vino, che bisogna saper bere però, perché ovviamente l'astemio è colui che il vino non lo sa bere, che non appartiene appunto, che non legge l'alfabeto della civiltà e che di conseguenza dopo aver bevuto vino si ubriaca e diventa appunto l'ubriacone. Gli ubriaconi, coloro che il vino non lo sanno bere, sono non soltanto coloro che appartengono al mondo della natura, come nel caso di Polifemo, ma più tardi, nella storia della civiltà greca, sono proprio coloro che non appartengono appunto a quell'umanità che si riconosce in una determinata cultura. Sono i barbari, sono tutti coloro che vivono nelle zone marginali e che non partecipano soprattutto di quella ritualità che al vino è legata. Gli antichi greci, così come poi i romani, bevevano il vino diluito con determinate parti d'acqua. In genere la miscela preferita era quella che mescolava tre parti di vino, tre parti di acqua a una di vino. Quindi si trattava di miscele molto leggere, rispetto a quello che noi siamo soliti bere, appunto. E soprattutto il vino prevedeva un rituale dettagliatissimo che ricorda proprio i nostri cerimoniali liturgici. Bisognava prendere un grandissimo cratere, che era proprio il contenitore dove l'acqua veniva versata con il vino. Cratere viene dal verbo kerammi, che vuol dire mescolare. Il vino e l'acqua andavano mescolati molto meticolosamente. Il vino veniva poi prelevato con altri recipienti particolari, che erano gli oinokoe, cioè quelli che servivano a versare, a prelevare il vino. È versato nelle coppe individuali dalle quali ciascun ospite al banchetto, si chiamava simposio, beveva a piccoli sorsi, gustando tutto ciò che in qualche modo stava bevendo. Al contrario, i barbari non conoscono tutte queste regole, non conoscono questi rituali, sono coloro che non mescolano, quindi che non mescolano vino ad acqua, ma capisci bene che in questa mescolanza c'è tutto un sistema culturale complesso, è mescolanza dei tutti e di coloro che partecipano in un uno, c'è mescolanza appunto di amicizie, di affetti, di solidarietà, di interessi comuni. Chi non mescola il vino non si mescola neppure agli altri. Chi non sa bere dalle coppe a piccoli sorsi beve a mustii, cioè con la bocca chiusa, ingurgitando il vino senza assaporarlo, e questo vuol dire che non C'era, assapora neanche la vita. Laura, un'altra esclusione importante, anche se come tu racconti nel libro con delle eccezioni, che è quella delle donne. Eh Spendiamo beh, qualche certo. parola anche su questo. Ma guarda, ti devo dire che le donne hanno iniziato a bere a partire dall'età romana, insomma, dell'età repubblicana, con moderazione prima e poi in modo assolutamente incontrollato. Però certo, siccome il simposio è comunque, cioè il simposio che è la riunione dove ci si riunisce proprio per bere tutti quanti insieme, è una riunione
tra uguali che devono mescolarsi e devono mescolare idee, costumi, punti di vista, le donne non possono essere parte di questa uguaglianza, perché le donne nell'antichità sono sempre state ritenute diverse, inferiori. Oggi si sottolinea soprattutto il fatto che la donna non era segregata in casa, ma era separata, cioè gli ambiti femminili erano diversi rispetto a quelli maschili, ma fatto sta che della comunità maschile, dei viri appunto e degli eroi, se vogliamo, la donna sicuramente non faceva parte. Erano soltanto gli uguali che potevano partecipare a questa riunione. A Roma le cose in qualche modo iniziano a cambiare, perché nonostante ci fosse una legge antichissima romana, che la tradizione addirittura ascrive a Romolo, cioè il primo re cittadino, che vietava alle donne di bere, perché equiparava il bere il vino all'adulterio, quindi la donna che avesse bevuto vino, che fosse addirittura soltanto sospettata di averlo fatto, poteva essere messa a morte. Con il tempo questa legge diventa in qualche modo lettera morta, le donne iniziano a bere e arrivano poi nella tarda età repubblicana e nell'età imperiale, giungono a bere addirittura più degli uomini e a ubriacarsi molto più di loro. E questo Laura, ci chiedono qui dalla diretta, ma la donna non partecipava ai banchetti? Torniamo quindi al banchetto greco. Allora, la donna non partecipava ai simposi, perlomeno non partecipavano ai simposi le donne di buona famiglia, cioè quelle donne che sarebbero state poi madri e mogli di cittadini ateniesi. Partecipavano sicuramente un'altra categoria di donne, e queste erano le cortigiane, le etere, le prostitute di alto livello. Però capite bene che la partecipazione di un'etera è un divertimento, insomma, le donne non partecipano in questa riunione di uguaglianza, loro sono solo ed esclusivamente degli ammennicoli che possono in qualche modo solleticare l'erotismo maschile e nient'altro. In qualche modo sono... Quindi siamo riconoscenti in quanto donne ai romani, mi pare di capire che il piacere, come dire, che è arrivato fino a noi... debitore alla e come? Beh, ma certo, ma perché in Grecia la donna, tra l'altro, non aveva neanche un minimo di capacità, non poteva ereditare, non aveva potere patrimoniale, di conseguenza doveva essere per forza di cose sempre sottomessa, questo è evidente. A Roma invece le cose sono un po' diverse, nel senso che a Roma la donna inizia ad ereditare, le donne possono essere sui iuris e di conseguenza possono in qualche modo avere un patrimonio, anche se questo poi viene gestito dagli uomini, però loro il patrimonio ce l'hanno e a poco si emancipano e insomma riescono a fare delle cose, soprattutto nell'ultima età repubblicana e nella prima età imperiale, che a volte mi chiedo, ma noi ne saremmo capaci? Ad esempio mi viene in mente di quando Augusto, siamo proprio a cavallo tra il primo avanti e il primo dopo Cristo, fa una legge obbligando le donne, tutte le donne, a sposarsi. Se le donne non si sposano potrebbero avere delle conseguenze molto pesanti. Oppure le donne colte in adulterio, anche qui incorrono in conseguenze pesantissime. E allora le donne di buona famiglia che cosa decidono di fare per poter continuare a fare ciò che hanno sempre fatto? Visto che tutte le leggi non riguardavano le prostitute, queste donne decidono di cancellarsi dalla loro famiglia di origine e di iscriversi nelle liste di prostituzione, in modo tale che possano continuare a fare ciò che hanno sempre fatto senza dover incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Saremmo capaci noi di fare una cosa del genere a fronte appunto di una legge che, non lo so, ci vieta di abortire? Saremmo noi capaci di dire, va bene, ci togliamo dalle liste di cittadinanza e ci ribelliamo in questo modo? È una ribellione che ci deve far pensare, dal mio punto di vista. Esattamente. Laura, io ti ringrazio per questa carrellata, per questo viaggio straordinario che in pochi minuti ci hai fatto fare, insomma, in quella che comunque rimane una civiltà straordinaria, nonostante l'ingiusto trattamento. Nel passato la si pensava diversamente. Forse si pensava diversamente. Esattamente. Quindi io tornerei, Laura, un po' più all'oggi, facendo tesoro della tua passione per l'origine delle parole, per l'etimologia, parlerei di una parola greca, in questo caso, che è crisi, e ti direi se nella secolare storia greca c'è stato un episodio, ci sono stati alcuni episodi in particolare di
di difficoltà, di crisi, come dire, di situazione davvero problematica. E se ci vuoi dire così velocemente, nello spazio dei minuti che ci restano, se ai tuoi occhi c'era uno specifico greco di superare queste difficoltà, di superare le situazioni di crisi. Ma partiamo dalla parola. Crisi. Il verbo è il verbo crino, che vuol dire decidere, e infatti la crisi è una decisione, una scelta. Noi nei momenti di crisi dobbiamo decidere qualcosa. Sai, Lia, io credo che tutti i popoli, ma non ti dico i antichi, cioè da pochissimo tempo fa, si vivesse sempre in una crisi, cioè noi viviamo in un mondo di pace tendenzialmente, al di là delle guerre che però riguardano paesi altri, noi fondamentalmente e fortunatamente viviamo in un mondo di pace. Gli antichi invece erano sempre in crisi, dovevano sempre in qualche modo decidere che cosa fare e dovevano sempre fronteggiare delle difficoltà enormi. Le guerre erano veramente all'ordine del giorno. Come reagivano loro? Cioè, qual è la loro lezione? Beh, è una lezione che andrebbe recuperata e che secondo me in un contesto di questo genere è molto importante. Noi parliamo appunto di letalità, di mortalità, quasi che volessimo dimenticare il fatto che noi siamo mortali. Cioè, noi siamo esseri viventi che come tali siamo mortali. Eppure noi la nostra mortalità ce la siamo quasi dimenticata. Ci fa molto paura la morte. Cerchiamo di combattere tutto ciò che ci può avvicinare alla morte in tutti i modi. Per cui non vogliamo più essere vecchi. Abbiamo individuato tutti i tipi di chirurgia che ci possano evitare di andare incontro a rughe che non sono più segni del tempo, ma sono segni di bruttura. E vogliamo evitare la morte a tutti i costi, ma la morte c'è, prima o poi è una delle certezze della vita, no? Nil certius morte, quindi non c'è nessuno, niente di più certo della morte. Allora quello che gli antichi forse ci dicono è un insegnamento che viene condensato in una massima oraziana, che è quella del carpe diem. Carpe diem vuol dire una cosa bellissima, vuol dire sostanzialmente prendere la vita come se fosse un frutto, il carpere è proprio quello, meglio ancora la giornata, il diem, non è l'attimo, ma è proprio il giorno, e viverlo come se fosse l'ultimo. È una cosa di filosofia spicciola, me ne rendo ben conto. Però nello stesso tempo, il fatto stesso che Orazio nel Carpe Diem, cioè nella sua poesia dedicata a Leuconoe, dica Carpe Diem, cioè la inviti davvero a vivere pienamente ogni suo giorno, qua minimum credula postero, quindi senza minimamente... confidare in ciò che verrà, nel domani che verrà, ma contentandosi, recuperando non tanto la quantità della vita che dobbiamo vivere, ma la sua qualità, beh, forse io credo che questo sia l'insegnamento più bello che gli antichi ci possano dare. Molto spesso noi abbiamo più voglia della quantità che non della qualità. Credo che il momento di crisi in cui stiamo decidendo, quello in cui dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo prendere delle decisioni, sia fondamentalmente ci possa servire per dire benissimo, facciamo una scelta per la qualità della nostra vita e dimentichiamoci quindi dei nostri eccessi, della nostra hubris, ricordiamo che siamo umani, che prima o poi da questo mondo dovremo andarcene e di conseguenza appunto cerchiamo di vivere come meglio possiamo, anche perché quelli che come stiamo facendo noi hanno un po' approfittato della natura, perché sappiamo benissimo che questo virus fondamentalmente l'abbiamo scatenato noi con un nostro comportamento un po' improvvido, e del resto i virus vivono, sono da sempre sulla Terra, ben da prima che arrivasse l'uomo. Voglio in qualche modo lasciarvi con un aneddoto di ciò che può scatenare appunto il desiderio dell'uomo di valicare sempre i limiti che la natura umana gli impone, ed è quella di Serse. Ritorniamo alle guerre persiane. Serse era questo re persiano che aveva deciso di marciare contro la Grecia per vendicare la sconfitta che suo padre Dario aveva subito 10 anni prima. Che cosa decide di fare? Decide di trattare il mare come terra e la terra come il mare, quindi di invertire un po' il corso naturale delle cose. Fa tagliare la terra della Calcidica vicino al Monte Athos, trasformando la terra in mare, e trasforma il mare in terra con un ponte di barche sull'Ellesponto per far passare lì il suo esercito. A un certo punto la natura si ribella di fronte a questo
appunto cambiamento repentino di cose, viene scatenata una tempesta che distrugge il ponte di Barche. Quindi tutta quanta l'opera ingegneristica di Serse e dei suoi uomini è distrutta, viene distrutta nel giro di nulla, cioè nel giro di una giornata, proprio come è successo a noi. Serse si vendica decidendo di punire il mare, facendolo fustigare dai suoi uomini, proprio con una frusta, e marchiandolo a fuoco, gettandogli dei ceppi che in qualche modo segnino l'ignominia del mare che ha osato lui, natura, ribellarsi all'uomo. Ebbene, Serse alla fine è proprio il più grande esempio di che cosa la prepotenza, la dismisura possono. Serse verrà sconfitto sia per terra che per mare, e di conseguenza alla fine la natura si ritorce contro di lui. Quindi prendiamo questo insegnamento e ricordiamoci appunto di vivere ogni nostro giorno come fosse l'ultimo, nella sua pienezza, e di non volere il troppo, che alla fine poi storpia, come un altro motto dice. Laura, ci hai detto cose illuminanti e ci sono due messaggi, tra l'altro. Uno, appunto, quello di recuperare la capacità del godere con pienezza, come tu ci hai ricordato, il presente in quello che abbiamo. Questo vale soprattutto per chi di noi, diciamoci la verità, vive anche in una condizione di maggior privilegio rispetto Certo. alla condizione, come dire, di tanti altri che anche vicino a noi, senza andare troppo lontano, hanno davvero, come dire, costantemente ragioni per cui lamentarsi. E accanto a questo, però, hai giustamente sollecitato anche a un necessario cambiamento, come dire, di modo di progettare il futuro, no? Nel senso che il carpe diem a volte viene svenduto come così un edonismo spicciolo Non lo privo di era testuali. affatto. Tu ci hai Non lo era spiegato, direi, affatto. che le due cose stanno assolutamente insieme. Senti, Laura, condivido, ora le avrai lette, se non le hai lette te le dico io, tutte le parole di apprezzamento, di stima e di simpatia delle persone che ci stanno seguendo e quindi, come dire, in molti hanno scritto che sei molto brava e molto chiara in quello che dici, quindi condivido la gratitudine, ovviamente. Grazie. Editor, ti sono grata anche per la chiarezza altrettanto cristallina che metti anche nelle tue pagine. Stiamo esaurendo il nostro tempo. Io, Laura, ti chiederei di rispondere solo a una domanda che era arrivata qualche minuto fa, cioè a tuo avviso, fermo restando tutto quello che abbiamo detto sull'eroismo e sugli eroi. Oggi ci sono degli eroi comunque, secondo te, nell'accezione che tu, come dire, intendi dare, chi possiamo definire oggi come eroi? E chiuderei così, come dire, la chiacchierata sui temi che avevamo più o meno convenuto. E poi ti chiederei, cosa che facciamo sempre con i nostri ospiti, di regalare a chi ci ascolta alcuni tuoi consigli di lettura, completamente liberi invece. Bene, allora, prima domanda. Ci sono degli eroi? Sì, siamo tutti noi nel momento in cui ci atteniamo e facciamo il nostro lavoro, quindi non sono soltanto i medici, ma siamo tutti, ognuno di noi credo che sia un eroe nel momento in cui rispetta gli altri, e qui ritorna un'accezione però buona dell'eroe, nel momento in cui rispetta gli altri sapendo che la sua libertà finisce dove inizia quell'altrui. E quindi quello che si diceva oggi sugli appelli a collaborare insieme per finire questo periodo di crisi. Ecco, noi ci riveleremo eroi se sapremo ognuno di noi fare la nostra parte. Cioè una mia amica mi ha segnalato qualche tempo fa una bellissima favola africana di un incendio che si sviluppa a un certo punto in Africa. Tutti gli animali stanno scappando, c'è un piccolo colibrì che va in mare. Cultura greca. Aspettiamo che Laura si unisca di nuovo a noi e iniziamo la nostra chiacchierata. Eccoci, Laura, mi vedi meglio adesso? Laura, ci sei? Aereo in modo tale che non si interrompa il video per eventuali chiamate che mi dovessero Benissimo, ci arrivare. vediamo. Allora, Bene. Laura, ti ho velocemente ripresentato, detto appunto della tua attività all'università e ridico anche della tua attitudine anche per la divulgazione, che è un altro aspetto molto importante della tua professione, attività di divulgazione che si traduce in libri, come nel caso del nostro Gli eroi bevono vino,
il mondo antico in un bicchiere e come nel caso dei documentari che con grande maestria conduci per Focus e che invito anche le persone che ci seguono a vedere perché sono anche molto divertenti, devo dire. Io ho visto quello sui Campi Flegrei in particolare. Allora, Laura, io partirei questa chiacchierata insieme a te dal sondaggio che noi abbiamo lanciato ieri alle persone che ci seguono sui canali social della casa editrice. A partire un po' dal titolo del tuo libro, abbiamo chiesto se si parla troppo e a sproposito di eroi. Il risultato mi sembra molto significativo perché il 90% delle persone che hanno risposto hanno detto sì, si parla troppo e a sproposito di eroi. Il risultato del nostro piccolo sondaggio forse potrebbe essere preso in considerazione da certi titolisti, da chi, come dire, poi fa comunicazione pubblica, perché la parola eroe, eroismo, eroina, ricorrono appunto nel discorso pubblico, evidentemente un po' troppo, e ultimamente si usa questa categoria per descrivere l'attività professionale di medici, di infermieri, di personale ausiliario, di chi a vario titolo svolge un'attività professionale nell'ambito sanitario e mette a rischio e repentaglio la propria vita. Allora, io partirei da qui, nel senso che vorrei capire all'origine e in particolare nel mondo greco, che cosa si intendesse esattamente per eroe? Chi era propriamente l'eroe? Ma guarda, sai che è una domanda alla quale è molto difficile rispondere, nel senso che non c'è una risposta univoca. E forse io partirei proprio dalla differenza, che il modo per spiegarlo meglio è molto schematicamente, ma solo per offrire dei punti di riflessione. Partirei dalla differenza che c'è tra l'oggi e il passato. Oggi noi, giustamente, come tu hai detto, identifichiamo come eroi determinate categorie di persone, quelle che ci fa più comodo identificare come tali, no? Nel senso che adesso ci sono i medici, il personale sanitario, prima c'erano Falcone e Borsellino, poi di volta in volta ci sono quelli che ci salvano da situazioni nelle quali ci troviamo, soprattutto situazioni di crisi. Noi ci creiamo eroi in situazioni di difficoltà e quando non viviamo una difficoltà ci costruiamo degli eroi tutto sommato di comodo. Penso ad esempio ai calciatori, ai cantanti, che diventano anche loro, a loro modo, degli eroi. Ecco, la prima cosa, noi ci creiamo degli eroi, diversi a seconda delle diverse situazioni. Per i greci, invece, gli eroi ci sono sempre stati, non dovevano essere creati. Un eroe non può diventare, un eroe nasce tale, è la sua essenza l'essere eroe. Gli eroi stavano a fianco degli dèi. Mi viene in mente per esempio quando i greci vincono con Temistocle, Atene vince con Temistocle la battaglia di Salamina nel 480 a.C. insieme contro i persiani. Ebbene, in quello stesso momento Temistocle ricorda che la vittoria non è soltanto dovuta ai soldati che hanno combattuto valorosamente a Salamina, ma è dovuta soprattutto agli dèi e agli eroi di Atene, che ci sono sempre stati, che sono sempre stati lì. E poi vorrei anche partire da un'altra riflessione, svolgere un'altra riflessione. Proviamo a pensare che cosa pensiamo noi, come definiamo noi l'eroe. Stavo cercando una definizione di eroe attuale che potesse in qualche modo esserci utile. Ne ho presa una molto anticonvenzionale, nel senso che sono andata a ripescare la definizione di eroe che viene data in un film di 5 anni fa. Lo chiamavano Gigrobò. Ebbene, nel film, ti leggo proprio testualmente le parole perché credo che questo sia molto significativo come definizione, l'eroe si definisce come colui che è dotato di grande talento e straordinario coraggio, che sa scegliere il bene al posto del male, che sacrifica se stesso per salvare gli altri, ma soprattutto che agisce quando ha tutto da perdere e nulla da guadagnare. Ma la verità è poi che la presenza di qualcuno che veglia sulle nostre vite ravviva la speranza in un futuro migliore. Quindi l'eroe si caratterizza per noi come colui che ci salva e soprattutto come colui che ha delle qualità morali eccellenti. Era lo stesso nell'antichità?
Proviamo a vederlo. Io sono partita, di solito, le mie indagini partono sempre dall'etimologia delle parole, perché nell'etimologia è racchiuso in qualche modo il significato originario, più vero, della parola. Il fatto è che di eroe non si conosce l'etimologia, quello che i greci chiamavano eros, in realtà non si sa da dove venga. Secondo alcuni eros potrebbe essere collegato con la dea, con il nome della dea Era e indicare il giovane. Ma al di là di questo è interessante il fatto che dalla parola greca eros, che aveva un digamma davanti, quindi era veros, viene la parola latina vir, che indica proprio l'uomo, il maschio, nel pieno del suo vigore fisico. Quindi ciò che caratterizza l'eroe greco non è tanto una qualità morale di bontà, è al contrario una qualità fisica, un valore che consiste soprattutto nella sua forza. E qui vengono fuori anche degli aspetti inquietanti dell'eroe greco, nel senso che mentre per noi l'eroe è in qualche modo un individuo che a 360 gradi, a tutto tondo, è positivo proprio per i valori etici e morali di cui è portatore, nell'antichità non era assolutamente così. Questi eroi che nascono come tali, quindi non lo diventano, sono delle figure che dal punto di vista morale possono essere anche molto ambigue. Faccio un esempio. L'eroe per antonomasia chi è per noi? È Achille. Ma Achille, Christa Wolfe lo definisce la bestia. Achille è un serial killer in realtà, è una persona che non si ferma davanti all'etica, non ha un'etica forse, o perlomeno ha un'etica tutta sua, che era poi l'etica dell'antichità, quella del fare del bene ai tuoi amici, ma fare del male, cioè tutto il male possibile ai tuoi nemici. E di nuovo, pensiamo ad esempio ad eroi come Oreste. Oreste che addirittura ammazza sua madre per in qualche modo vendicare la morte del padre. Ricordiamo che Oreste è il figlio di Agamennone e di Clitennestra. Clitennestra, la madre, uccide il padre, Agamennone, sono storie molto edificanti, come vedi, e di conseguenza Oreste a un certo punto decide di vendicare il proprio padre ammazzando la propria madre. Per noi non sarebbe mai un eroe, una persona di questo genere, eppure per loro lo era, e come. E c'è un'altra cosa importante da sottolineare, che l'eroe è sempre caratterizzato dalla volontà di superare i limiti che l'umanità impone, i limiti che il destino e gli dèi impongono per gli uomini. Quindi l'eroe è colui che commette questo illecito che viene chiamato di hubris, che è la smisuratezza, Laura, l'egoismo. Laura, perdonami, io non ti sento bene. Chiedo alle persone che partecipano di scriverci magari in diretta se ti vedono e ti sentono benissimo o, come capita a me, un po' a scatti negli ultimi istanti. Non benissimo. Proviamo ad andare. Ah, tu sei in una zona della casa coperta da wifi? Io sono copertissima da wifi, ho tutte le tacche possibili. Ok, no, ma ci scrivono anche io molto bene. Benissimo. Allora forse è un problema mio, vai pure. Si sente e si vede bene, d'accordo, vai pure Laura, perdona. Mi dispiace. E quindi quello che stavo dicendo è questa cosa, no? Nel senso che l'eroe è chi non ha un senso del limite, che molto spesso eccede. Teniamo presente questa cosa, che gli eroi sono in qualche modo per gli antichi una sorta di via di mezzo tra la divinità e le persone comuni. Della divinità non hanno molte delle caratteristiche tipiche divine, ad esempio non sono polimorfi, non possono assumere forme diverse, non hanno poteri magici, quindi non possono scatenare temporali o piogge o scagliare fulmini o scatenare tempeste. Però nello stesso tempo gli eroi hanno dei poteri fisici, una forza che è molto superiore rispetto a quella dei comuni mortali. Possono ad esempio sollevare delle pietre come se fossero dei sassolini senza alcuna difficoltà. Ma nello stesso tempo questa loro forza smisurata li pone molto spesso contro un limite che si superano in continuazione, che di conseguenza è hubris, quella che si chiama appunto di smisura, quella che Douglas Kearns, che forse il migliore e più attendibile studioso della hubris, chiama thinking big, pensare in grande, pensare sempre da arrogante. Perdonami Laura, ti interrompo perché ti ho sentito di recente in occasione di una presentazione dire a una studentessa che la traduzione di hubris come tracotanza
vale quasi la bocciatura a un tuo esame, ma siccome generazioni di liceali sono stati formati a questa traduzione, dico che ci ascolta, che è la vecchia tracotanza, così ci veniva insegnata. È la vecchia tracotanza, tra l'altro mi dispiace, non volevo essere dura nei confronti di quella studentessa, soltanto che io credo che tracotanza non sia un termine che usiamo molto nella lingua corrente. Io non mi sognerei mai di dire tu sei tracotante o qualcuno è tracotante. La hubris è semplicemente una consapevolezza dell'essere più forte del normale e utilizzare la propria forza per umiliare gli altri e per fare qualcosa di eticamente scorretto. A questo punto però vorrei anche, visto che appunto l'eroe è tutte queste cose, quindi nasce eroe e non lo diventa, molto spesso valica i limiti della propria umanità e la sua azione si traduce in un eccesso, vorrei fare riferimento a un altro eroe che forse ci interessa molto da vicino in questo contesto. L'eroe in questione è Edipo. Anche Edipo, che noi conosciamo benissimo tutti perché grazie a Freud e il complesso in qualche modo ci è diventato familiare, beh, dobbiamo ricordare che Edipo è un eroe che con la sua hubris, con il suo voler andare oltre ciò che la natura umana in qualche modo gli consente, causa una pestilenza, nel senso che il fatto di ammazzare suo padre e poi di giacere con sua madre a un certo punto nella città natale, Tebe, scatena una pestilenza. E allora a me è venuto questo falso sillogismo, giusto per ritornare alla definizione di eroe, ma se è vero che l'eroe è eccessivo e che questo eccesso scatena pestilenze, non è che forse anche tutta quanta l'umanità, tutti quanti i viri, appunto, gli uomini nel loro complesso, nella loro mascolinità, causando eccesso, sono anche nello stesso tempo causa della pestilenza? E questo potrebbe essere un tema molto attuale, nel senso che la pestilenza nella quale ci troviamo è stata determinata da un eccesso dal nostro voler in continuazione andare oltre dei limiti che la natura ci ha imposto. E allora a questo punto vedi che la definizione di eroe data appunto agli operatori sanitari è usata a sproposito, perché forse gli eroi, ma quelli cattivi in questo caso siamo noi, siamo tutti noi uomini. Ma questo però credo che possa servire in un contesto di questo genere. Allora, Laura, molto utile questa tua disamina, hai toccato tantissimi temi. Io credo che le persone che hanno risposto sì al nostro sondaggio lo hanno fatto, guarda, mi metto tra questi, io non ho partecipato, diciamo, perché noi interni cerchiamo di non compromettere il risultato poi statistico per quello che vale, ma se avessi votato avrei votato anche io sì, perché chiunque svolge un lavoro per la comunità dovrebbe essere messo in condizioni di sicurezza tali da rischiare veramente il minimo, no? Quindi il fatto, esatto, che si debba rischiare la vita, questo vale oggi per i medici, per gli infermieri, per gli ausiliari, valeva ieri per i magistrati in altre stagioni, come dire, c'è qualcosa che non va nella cornice, bisognerebbe svolgere il proprio lavoro a servizio della comunità senza appunto che sia necessaria la patente di eroismo, senza che si debba davvero mettere a rischio la propria vita oltre, come dire, quello che poi è inevitabile. Quindi da questo punto di vista appunto che capisco la volontà di non etichettare con troppa facilità come eroi le persone che svolgono al meglio con sacrificio il proprio lavoro. Quello che tu ci dici ci aggiunge che anche a cercare, come dire, nella filologia e nella storia un legame tra eroismo antico e quello che viene definito eroismo oggi, questo legame, come dire, è molto esile, o comunque ci si arriva da una direzione che per certi versi è opposta da quella da cui si è partiti, decisamente. Mentre tu parlavi però, Laura, stavo riflettendo sul fatto che queste categorie sono sempre legate a una barriera che si mette tra noi e un loro, no? Cioè c'è l'umanità media, ci sono le divinità,
ci sono gli eroi che, quale che sia l'accezione che vogliamo dare al termine, appunto si differenziano con altri criteri e per altri motivi. E questo, Laura, mi permette di tornare a un altro punto del tuo libro. Il libro ha questo titolo, che voleva essere un titolo anche giocoso, no? Gli eroi bevono vino, per gli eroi si intende i greci, fondamentalmente, e il vino è legato al fatto che il tuo libro è una ricostruzione ricchissima delle tante sfaccettature della cultura greca classica attraverso, come dire, un filo rosso che è dato proprio da un ideale calice, appunto, di vino. Il vino, in realtà, torna poi in un argomento particolare del tuo libro, che è proprio legato a un aspetto identitario. Allora, noi tutti come esseri umani, ovviamente questo ce l'hanno insegnato da tempo gli psicologi sociali, procediamo per categorie, quindi il meccanismo noi-loro è un meccanismo, come dire, che fa parte proprio del nostro modo di pensare. I greci ce l'avevano particolarmente sviluppato. Puoi raccontarci come in questa categoria noi loro c'entra il vino? Così spostiamo anche un po' l'attenzione. E poi recupererò alla fine alcune delle domande che ci stanno arrivando, che probabilmente stai leggendo anche tu, ma insomma mi faceva piacere che... Cerco di non distrarmi a leggere le domande. Allora, farò io pure... Cerco da di stare sì. concentrata. Sì, allora, ricordaci perché il vino è centrale nel dire che, da parte dei greci, chi siamo noi e chi sono gli altri. Chi sono noi? Io vorrei partire con una cosa molto importante. Io ho descritto un mondo di eroi che sono eroi crudeli, che non, in qualche modo, non conoscono il limite della loro umanità in un mondo molto competitivo, qual era il mondo dell'antichità, dove c'era molta più competizione che non collaborazione. Però nello stesso tempo dobbiamo anche ricordare che c'era tantissima umanità in quel mondo, e questa è un'altra cosa che ci distingue dai nostri antenati. E la cosa fondamentale era l'accoglienza, cioè una delle regole dell'antichità che proprio la coppa di vino segnalava era l'accoglienza. Quegli antichi che erano così tanto crudeli reciprocamente, che ammazzavano i loro nemici senza troppa difficoltà, credevano nella violenza, nello stesso tempo però avevano anche dei principi etici fortissimi che noi forse in parte ci siamo dimenticati, e questi stanno proprio nella coppa di vino. Tutte le volte che qualcuno bussa alla porta di un eroe o di un greco dell'antichità, questo risponde accogliendo e mettendo nelle sue mani una coppa di vino per poter condividere qualcosa. Il condividere una coppa di vino significa proprio, come tu giustamente hai sottolineato, far parte di una comunità che si identifica in una serie di valori condivisi. E quello del saper bere è uno proprio di questi. Chi non sa bere vino, o chi il vino non lo beve affatto, è automaticamente etichettato come altro, come nemico e soprattutto come barbaro. Il barbaro etimologicamente è proprio colui che non sa parlare la lingua, una lingua comprensibile, mette semplicemente un barbar incomprensibile, ma capisci bene che il non saper parlare una lingua e non risultare comprensibili con la voce agli altri implica automaticamente il non condividere degli altri dei valori essenziali che vengono identificati come giusti. Questo dell'ospitalità, dettato appunto dalla coppa di vino, è sicuramente il più significativo. E allora chi non sa bere, viene da chiedere? Beh, innanzitutto gli appartenenti nell'età più antica sono gli appartenenti al mondo della natura, tukur, cioè coloro che non appartengono a una comunità civilizzata e culturale. Mi viene un esempio che credo che tutti quanti conoscono, il ciclope Polifemo. Polifemo è astemio. Quando Ulisse si reca da lui, Polifemo non lo accoglie con la consueta coppa di vino, e già questo indica la sua lontananza da un ideale di civiltà e di cultura. Nel momento stesso in cui Polifemo si siede a tavola, non invita al banchetto Ulisse e i compagni, ma al contrario fa della propria cena i compagni di Ulisse,
non beve vino, ma beve solo ed esclusivamente latte di capra, latte delle capre che vivono insieme a lui nella grotta che egli munge seduta a stante, e quella è la sua bevanda. Come attua la sua vendetta Ulisse? Beh, proprio tramite quello stesso strumento di civiltà che è il vino, che bisogna saper bere però, perché ovviamente l'astemio è colui che il vino non lo sa bere, che non appartiene appunto, che non legge l'alfabeto della civiltà e che di conseguenza dopo aver bevuto vino si ubriaca e diventa appunto l'ubriacone. Gli ubriaconi, coloro che il vino non lo sanno bere, sono non soltanto coloro che appartengono al mondo della natura, come nel caso di Polifemo, ma più tardi, nella storia della civiltà greca, sono proprio coloro che non appartengono appunto a quell'umanità che si riconosce in una determinata cultura. Sono i barbari, sono tutti coloro che vivono nelle zone marginali e che non partecipano soprattutto di quella ritualità che al vino è legata. Gli antichi greci, così come poi i romani, bevevano il vino diluito con determinate parti d'acqua. In genere la miscela preferita era quella che mescolava tre parti di vino, tre parti di acqua a una di vino. Quindi si trattava di miscele molto leggere, rispetto a quello che noi siamo soliti bere, appunto. E soprattutto il vino prevedeva un rituale dettagliatissimo che ricorda proprio i nostri cerimoniali liturgici. Bisognava prendere un grandissimo cratere, che era proprio il contenitore dove l'acqua veniva versata con il vino. Cratere viene dal verbo kerammi, che vuol dire mescolare. Il vino e l'acqua andavano mescolati molto meticolosamente. Il vino veniva poi prelevato con altri recipienti particolari, che erano gli oinokoi, cioè quelli che servivano a versare, a prelevare il vino. È versato nelle coppe individuali, dalle quali ciascun ospite al banchetto, che si chiamava simposio, beveva a piccoli sorsi, gustando tutto ciò che in qualche modo stava bevendo. Al contrario, i barbari non conoscono tutte queste regole, non conoscono questi rituali, sono coloro che non mescolano, quindi che non mescolano vino ad acqua, ma capisci bene che in questa mescolanza c'è tutto un sistema culturale complesso, è mescolanza dei tutti e di coloro che partecipano in un uno, c'è mescolanza appunto di amicizie, di affetti, di solidarietà, di interessi comuni. Chi non mescola il vino non si mescola neppure agli altri. Chi non sa bere dalle coppe a piccoli sorsi beve a mustii, cioè con la bocca chiusa, ingurgitando il vino senza assaporarlo, e questo vuol dire che non C'era, assapora neanche la vita. Laura, un'altra esclusione importante, anche se come tu racconti nel libro con delle eccezioni, che è quella delle donne. Eh Spendiamo beh, qualche certo. parola anche su questo. Ma guarda, ti devo dire che le donne hanno iniziato a bere a partire dall'età romana, insomma, dell'età repubblicana, con moderazione prima e poi in modo assolutamente incontrollato. Però certo, siccome il simposio è comunque, cioè il simposio che è la riunione dove ci si riunisce proprio per bere tutti quanti insieme, è una riunione tra uguali che devono mescolarsi e devono mescolare idee, costumi, punti di vista, le donne non possono essere parte di questa uguaglianza, perché le donne nell'antichità sono sempre state ritenute diverse, inferiori. Oggi si sottolinea soprattutto il fatto che la donna non era segregata in casa, ma era separata, cioè gli ambiti femminili erano diversi rispetto a quelli maschili, ma fatto sta che della comunità maschile, dei viri appunto e degli eroi, se vogliamo, la donna sicuramente non faceva parte. Erano soltanto gli uguali che potevano partecipare a questa riunione. A Roma le cose in qualche modo iniziano a cambiare perché nonostante ci fosse una legge antichissima romana, che la tradizione addirittura ascrive a Romolo, cioè il primo re cittadino, che vietava alle donne di bere perché, equiparava il bere vino all'adulterio, quindi la donna che avesse bevuto vino, che fosse addirittura soltanto sospettata di averlo fatto, poteva essere messa a morte. Con il tempo questa legge diventa in qualche modo lettera morta. Le donne iniziano a bere e arrivano poi nella tarda età repubblicana e nell'età imperiale
giungono a bere addirittura più degli uomini e a ubriacarsi molto più di loro. E questo Laura, tira... ci chiedono qui dalla diretta, ma la donna non partecipava ai banchetti? Torniamo quindi al banchetto greco. Allora, la donna non partecipava ai simposi, perlomeno non partecipavano ai simposi le donne di buona famiglia, cioè quelle donne che sarebbero state poi madri e mogli di cittadini ateniesi. Partecipavano sicuramente un'altra categoria di donne, e queste erano le cortigiane, le etere, le prostitute di alto livello. Però capite bene che la partecipazione di un'etera è un divertimento, insomma, le donne non partecipano in questa riunione di uguaglianza, loro sono solo ed esclusivamente degli ammennicoli che possono in qualche modo solleticare l'erotismo maschile e nient'altro. In qualche modo sono... Quindi siamo riconoscenti in quanto donne ai romani, mi pare di capire che il piacere, come dire, che è arrivato fino a noi è debitore alla e come? Beh, ma certo, ma perché in Grecia la donna, tra l'altro, non aveva neanche un minimo di capacità, non poteva ereditare, non aveva potere patrimoniale, di conseguenza doveva essere per forza di cose sempre sottomessa, questo è evidente. A Roma invece le cose sono un po' diverse, nel senso che a Roma la donna inizia ad ereditare, le donne possono essere sui iuris e di conseguenza possono in qualche modo avere un patrimonio, anche se questo poi viene gestito dagli uomini, però loro il patrimonio ce l'hanno e a poco si emancipano. E insomma riescono a fare delle cose, soprattutto nell'ultima età repubblicana, nella prima età imperiale, che a volte mi chiedo, ma noi ne saremmo capaci? Ad esempio mi viene in mente di quando Augusto, siamo proprio a cavallo tra il primo avanti e il primo dopo Cristo, fa una legge obbligando le donne, tutte le donne, a sposarsi. Se le donne non si sposano, potrebbero avere delle conseguenze molto pesanti. Oppure le donne colte in adulterio, anche qui incorrono in conseguenze pesantissime. E allora le donne di buona famiglia che cosa decidono di fare per poter continuare a fare ciò che hanno sempre fatto? Visto che tutte le leggi non riguardavano le prostitute, queste donne decidono di cancellarsi dalla loro famiglia di origine e di iscriversi nelle liste di prostituzione, in modo tale che possano continuare a fare ciò che hanno sempre fatto senza dover incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Saremmo capaci noi di fare una cosa del genere a fronte appunto di una legge che, non lo so, ci vieta di abortire? Saremmo noi capaci di dire, va bene, ci togliamo dalle liste di cittadinanza e ci ribelliamo in questo modo? È una ribellione che ci deve far pensare dal mio punto di Decisamente. vista. Laura, io ti ringrazio per questa carrellata, per questo viaggio straordinario che in pochi minuti ci hai fatto fare, insomma, in quella che comunque rimane una civiltà straordinaria, nonostante l'ingiusto trattamento, così. Nel passato la si pensava diversamente, Si forse pensava diversamente. esattamente. Quindi io tornerei, Laura, un po' più all'oggi, e facendo tesoro della tua passione, per l'origine delle parole, per l'etimologia, parlerei di una parola greca, in questo caso, che è crisi, e ti direi se nella secolare storia greca c'è stato un episodio, ci sono stati alcuni episodi in particolare di difficoltà, di crisi, come dire, di situazione davvero problematica, e se ci vuoi dire così velocemente, nello spazio dei minuti che ci restano, se ai tuoi occhi c'era uno specifico greco di superare queste difficoltà, di superare le situazioni di crisi. Ma partiamo dalla parola. Crisi, il verbo è il verbo crino, che vuol dire decidere, e infatti la crisi è una decisione, una scelta. Noi nei momenti di crisi dobbiamo decidere qualcosa. Sai, Lia, io credo che tutti i popoli, ma non ti dico antichi, cioè fino a pochissimo tempo fa, si vivesse sempre in una crisi, cioè noi viviamo in un mondo di pace tendenzialmente, al di là delle guerre che però riguardano paesi altri, noi fondamentalmente e fortunatamente viviamo in un mondo di pace. Gli antichi invece erano sempre in crisi, dovevano sempre in qualche modo decidere che cosa fare e dovevano sempre fronteggiare delle difficoltà enormi. Le guerre erano veramente all'ordine del giorno.
Come reagivano loro? Cioè, qual è la loro lezione? Beh, è una lezione che andrebbe recuperata e che secondo me in un contesto di questo genere è molto importante. Noi parliamo appunto di letalità, di mortalità, quasi che volessimo dimenticare il fatto che noi siamo mortali. Cioè, noi siamo esseri viventi che come tali siamo mortali. Eppure noi la nostra mortalità ce la siamo quasi dimenticata. Ci fa molto paura la morte. Cerchiamo di combattere tutto ciò che ci può avvicinare alla morte in tutti i modi. Per cui non vogliamo più essere vecchi. Abbiamo individuato tutti i tipi di chirurgia che ci possano evitare di andare incontro a rughe che non sono più segni del tempo, ma sono segni di bruttura. E vogliamo evitare la morte a tutti i costi, ma la morte c'è, prima o poi è una delle certezze della vita, no? Nil certius morte, quindi non c'è nessuno, niente di più certo della morte. Allora quello che gli antichi forse ci dicono è un insegnamento che viene condensato in una massima oraziana, che è quella del carpe diem. Carpe diem vuol dire una cosa bellissima, vuol dire sostanzialmente prendere la vita come se fosse un frutto, il carpere è proprio quello. Meglio ancora la giornata, il diem, non è l'attimo, ma è proprio il giorno, e viverlo come se fosse l'ultimo. È una cosa di filosofia spicciola, me ne rendo ben conto. Però nello stesso tempo, il fatto stesso che Orazio nel Carpe Diem, cioè nella sua poesia dedicata a Leuconoe, dica Carpe Diem, cioè la inviti davvero a vivere pienamente ogni suo giorno, qua minimum credula postero, quindi senza minimamente confidare in ciò che verrà, nel domani che verrà, ma accontentandosi, recuperando non tanto la quantità della vita che dobbiamo vivere, ma la sua qualità, beh, forse io credo che questo sia l'insegnamento più bello che gli antichi ci possano dare. Molto spesso noi abbiamo più voglia della quantità che non della qualità. Credo che il momento di crisi in cui stiamo decidendo, quello in cui dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo prendere delle decisioni, sia fondamentalmente ci possa servire per dire benissimo, facciamo una scelta per la qualità della nostra vita e dimentichiamoci quindi dei nostri eccessi, della nostra hubris, ricordiamo che siamo umani, che prima o poi da questo mondo dovremo andarcene e di conseguenza appunto cerchiamo di vivere come meglio possiamo, anche perché quelli che come stiamo facendo noi hanno un po' approfittato della natura, perché sappiamo benissimo che questo virus fondamentalmente l'abbiamo scatenato noi con un nostro comportamento un po' improvvido, e del resto i virus vivono, sono da sempre sulla Terra, ben da prima che arrivasse l'uomo. Voglio in qualche modo lasciarvi con un aneddoto di ciò che può scatenare appunto il desiderio dell'uomo di valicare sempre i limiti che la natura umana gli impone, ed è quella di Xerxes. Ritorniamo alle guerre persiane. Xerxes era questo re persiano che aveva deciso di marciare contro la Grecia per vendicare la sconfitta che suo padre Dario aveva subito 10 anni prima. Che cosa decide di fare? Decide di trattare il mare come terra e la terra come il mare, quindi di invertire un po' il corso naturale delle cose. Fa tagliare la terra della Calcidica vicino al Monte Athos, trasformando la terra in mare, e trasforma il mare in terra con un ponte di barche sull'Ellesponto per far passare lì il suo esercito. A un certo punto la natura si ribella di fronte a questo appunto cambiamento repentino di cose. Viene scatenata una tempesta che distrugge il ponte di barche. Quindi tutta quanta l'opera ingegneristica di Xerxes e dei suoi uomini è distrutta, viene distrutta nel giro di nulla, cioè nel giro di una giornata, proprio come è successo a noi. Xerxes si vendica decidendo di punire il mare, facendolo fustigare dai suoi uomini, proprio con una frusta, e marchiandolo a fuoco, gettandogli dei ceppi che in qualche modo segnino l'ignominia del mare che ha osato lui, natura, ribellarsi all'uomo. Ebbene, Xerxes alla fine è proprio il più grande esempio di che cosa la prepotenza, la dismisura possono. Xerxes verrà sconfitto sia per terra che per mare, e di conseguenza alla fine la natura si ritorce contro di lui. Quindi prendiamo questo insegnamento e ricordiamoci appunto di vivere ogni nostro giorno come fosse l'ultimo, nella sua pienezza, e di non volere il troppo, che alla fine poi storpia, come un altro motto dice.
Laura, ci hai detto cose illuminanti e ci sono due messaggi, tra l'altro. Uno, appunto, quello di recuperare la capacità del godere con pienezza, come tu ci hai ricordato, il presente in quello che abbiamo. Questo vale soprattutto per chi di noi, diciamoci la verità, vive anche in una condizione di maggior privilegio rispetto Certo. alla condizione, come dire, di tanti altri che anche vicino a noi, senza andare troppo lontano, hanno davvero, come dire, costantemente ragioni per cui lamentarsi. E accanto a questo, però, hai giustamente sollecitato anche a un necessario cambiamento, come dire, di modo di progettare il futuro, no? Nel senso che il carpe diem a volte viene svenduto come così un edonismo spicciolo Non lo privo era di qualità. affatto. Tu ci hai Non lo era spiegato affatto. che le due cose stanno assolutamente insieme. Senti, Laura, condivido, ora le avrai lette, se non le hai lette te le dico io, tutte le parole di apprezzamento, di stima e di simpatia delle persone che ci stanno seguendo e quindi, come dire, in molti hanno scritto che sei molto brava e molto chiara in quello che dici, quindi condivido la gratitudine, ovviamente. Grazie. Editor, ti sono grata anche per la chiarezza altrettanto cristallina che metti anche nelle tue pagine. Stiamo esaurendo il nostro tempo. Io, Laura, ti chiederei di rispondere solo a una domanda che era arrivata qualche minuto fa, cioè a tuo avviso, fermo restando tutto quello che abbiamo detto sull'eroismo e sugli eroi. Oggi ci sono degli eroi comunque, secondo te, nell'accezione che tu, come dire, intendi dare, chi possiamo definire oggi come eroi? E chiuderei così, come dire, la chiacchierata sui temi che avevamo più o meno convenuto. E poi ti chiederei, cosa che facciamo sempre con i nostri ospiti, di regalare a chi ci ascolta alcuni tuoi consigli di lettura, completamente liberi invece. Bene, allora, prima domanda. Ci sono degli eroi? Sì, siamo tutti noi nel momento in cui ci atteniamo e facciamo il nostro lavoro, quindi non sono soltanto i medici, ma siamo ognuno di noi credo che sia un eroe nel momento in cui rispetta gli altri, e qui ritorna un'accezione però buona dell'eroe, nel momento in cui rispetta gli altri sapendo che la sua libertà finisce dove inizia quell'altrui. E quindi quello che si diceva oggi sugli appelli a collaborare insieme per finire questo periodo di crisi, ecco, noi ci riveleremo eroi se sapremo ognuno di noi fare la nostra parte. Cioè una mia amica mi ha segnalato qualche tempo fa una bellissima favola africana di un incendio che si sviluppa a un certo punto in Africa. Tutti gli animali stanno scappando, c'è un piccolo colibrì che va in mare e con il suo becco prende dell'acqua per spegnere l'incendio. Il leone che gli dice: "Ma com'è possibile che tu faccia una cosa del genere? Cosa stai facendo? È una follia." Lui risponde: "Anch'io faccio la mia parte." E quello forse è un gesto eroico. Beh, mi sembra una degna conclusione, no? Fa Esatto. ciascuno la propria parte per quello Ciascuno la che propria può. parte, già quello che credo che sia proprio il rispondere alla nostra natura umana ed essere eroi in qualche modo. E poi sì, io ero preparata sui consigli di lettura e ne ho addirittura due, perché Perché so che uno. tu ci segui, Laura, adesso Eh certo, cominciamolo pubblicamente, che sei un'assidua eh di casa la terza. certo, eh certo, sono così contenta che l'appuntamento difficilmente me lo perdo. Allora, due consigli. Uno è molto piccolo, è un librino da nulla ed è La morte della pizza di Dürrenmatt, che è un librino che veramente si legge in 2 ore. E che è una riscrittura della vicenda di Edipo in termini assolutamente esilaranti e geniali. Quindi questo veramente da nulla. Quell'altro invece non si legge in realtà in un'ora e neppure in due, perché è un tomo di queste dimensioni. E questo è edito da Sellerio di Ania Ghiara, spero che si pronunci così, che è Una vita come tante. Che invece è un libro molto drammatico, in cui si racconta la storia di quattro amici, e lo consiglio perché io sono entrata nelle vite di queste quattro persone, perché lei, che è una scrittrice, statunitense di origini hawaiane, ha una capacità incredibile di, far entrare il lettore nella storia che sta raccontando, ma proprio nelle pieghe più intime dei personaggi. E quindi questo vi dirà. Laura, ci ripeti anche il titolo del libro di Dürrenmatt? Scusami, La ti morte chiedo. della pizza.
La morte della pizia, perché sai, l'immagine al contrario, ci hanno richiesto... Ah, scusa, hai grazie anche per questi regali. Laura, è stato interessante, stimolante, io avrei continuato per ore, sono sicura che ti avrebbero ascoltato ancora a lungo anche le persone da casa, ma appunto avremo modo di leggerti, di ascoltarti, di seguirti in altri canali e in altri modi. Approfitto per ricordare comunque che la nostra iniziativa di Casa La Terra continua alle 12 sempre su Instagram, e domani avremo ospite Rocco Pinto, che è un bravissimo libraio di Torino, con cui parleremo appunto di un aspetto che ci sta molto a cuore, che è quello appunto dell'andamento del mercato librario, della situazione appunto del mondo dei libri, anche dal punto di vista di chi poi i libri li propone e li vende al pubblico dei lettori. Abbiamo introdotto anche alcune dirette sulla pagina Facebook della casa editrice, quindi ci siamo, come dire, allargati, e in particolare immagino che tante tra le persone che ti hanno ascoltato oggi con curiosità ascolteranno con altrettanta curiosità Luciano Canfora, che sarà ospite giovedì 23 aprile con Giuseppe La Terza sulla pagina Facebook della casa editrice alle 17. Ovviamente sul sito della casa editrice, sui nostri canali social, c'è poi il calendario aggiornato degli appuntamenti di queste settimane. Io, Laura, semplicemente ti dico grazie, ma vista l'amicizia che c'è Grazie a fra te. Davvero. È un grazie sincero. È stato un piacere stare in tua compagnia e in compagnia di tutti coloro che hanno anche per me. Tra l'altro, condividiamo questa cosa che è personale ma professionale. Io e Laura ci siamo viste l'ultima volta, l'abbiamo ricordato al telefono qualche giorno fa, in quella che è stata, credo, per entrambe l'ultima occasione di bagno di folla. Assolutamente sì. Con altri storici, altri autori della casa editrice al Festival di Storia che si è tenuto a Napoli. A Napoli. Era fine febbraio, quindi, come dire, erano già giornate di crisi, uso la parola che abbiamo usato poco fa, forse non eravamo consapevoli esattamente di quello che stava succedendo. Io sì, perché avevo già la mucchina, tu no, perché non la È volevi in realtà. vero. Io sottovalutavo, tu avevi la mucchina, e speriamo presto di poter continuare a incontrarci anche in occasioni come quella del Festival di Storia in cui ci siamo abbracciate l'ultima volta. Davvero, davvero. Grazie a te, Laura, Molto grazie presto. a tutti voi che ci avete ascoltato. Buon Grazie pomeriggio. infinite, grazie a voi.